il vento che agita le fronde presso la sedia che a sua volta rappresenta il ricordo dello spazio privato. Tutto, sede, fame, mi si sono gonfiati i piedi. E Agucce, sarà un posto qui dentro per piazza e caffè? Un maridozzo. Tutto quello che vuoi, almeno se mettiamo a sedia. Aspetta un po'. Guarda che bella sedia, oh. Metta la sedia qui, ci vado io a piattare qualche cosa da bere. E da ragnare. E come no? Pia qualche pagnottella, una birretta pesca, quello che trovi, re. Sì, sì, quello che c'hanno, Pio. Tu sta qua, non te muove, E dove vado? Stai bene. Sì, re, fa un bel freschetto. Brava, ritorno subito io. Scusi, io non riesco a trovare, non c'è una mensa, un bar dove si mangia se beve? Sì, de a dritto ed è qua fuori a destra. Non ho capito, che là dici? Fuori dalla porta, a destra. Ah, fuori dalla porta, da dritta dice. Ma come parlano questi? Sì. Sì. Un tratteggio multiforme. Guarda. Alla, sedia con corpo adagiato. Un'opera vivente? Un'opera originale, cara. Io sui 18 milioni la comprerei. A me mi sembra bello. Vedi quel corpo? Sembra una sfera che prima si sprofonda verso il basso e poi si innalza piano piano come sospinta dal vento che muove la palma. Agù, qui alla Biennale c'erano niente a mangiare, c'erano solo sti barattoli. Bevi, è fresco. E porca mignotta! Beh, abbentata, ma chi sono questi? Chi? Che stanno a fotografare? Chi? Questa è la mia signora. Che fotografate? Ma non glielo potevi dire tu? E che io dovevo dire? Che non sei una statua. Che è mica la donna nuda questa. Are, me lo comprare per 18 milioni. 18 milioni? Beh. Mazzo, ma non è troppo.